Ora Piateda si può ricollegare nuovamente alla statale 38. Sabato pomeriggio è stato infatti inaugurato il rinnovato ponte della Streppona, che permette finalmente il passaggio a doppio senso, cosa che fino a poco tempo fa non era possibile considerata la ristrettezza della carreggiata. Il ponte infatti è stato allargato da 3,5 m a 5, un'opera che non solo migliora la viabilità, ha sottolineato durante la cerimonia di inaugurazione il sindaco Aldo Parora, ma mette in sicurezza anche il passaggio dei pedoni. Lo vedete tutti, da oggi ridiamo alla comunità questa struttura, una struttura bella anche dal punto di vista estetico, ma soprattutto funzionale. Funzionale al passaggio di due auto, perché la struttura è stata progettata per due auto contemporaneamente oppure il camion da solo, ma soprattutto cosa fa? Mette in sicurezza i pedoni, cosa importantissima, perché i pedoni hanno le loro passerelle, pedoni e biciclette, riparati da un muro che ha le caratteristiche dettate dal codice stradale. Un lavoro costato 304.000 euro, di cui 136 a fondo perduto che la comunità montana di Sondrio, capitanata da Tiziano Maffezzini, ha ricevuto da Regione Lombardia. Sono opere impegnative, ma che grazie anche all'efficienza dei nostri piccoli comuni si riesce a portarli a compimento nei tempi previsti. Non ci dilunghiamo noi sulle opere, non abbiamo tutti quei meccanismi farraginosi che forse vediamo in tante altre realtà che non ci appartengono. Siamo veloci, cerchiamo di fare le cose al meglio e soprattutto cerchiamo di impiegare al meglio le risorse che sono sempre di meno che abbiamo a disposizione. Al taglio del nastro, il sindaco del comune valtellinese ha voluto ricordare che il ponte ora rimarrà sempre aperto, anche se il cantiere non si fermerà. Difatti, verranno installati i tubi per la fognatura e l'acquedotto. Una volta terminato il tutto, ci si concentrerà invece sull'allargamento della strada in direzione di Piateda, con la realizzazione di un marciapiede sulla sponda destra.